partecipare, vincere, condividere, sorprendere, riscoprire, crescere. Così si gioca da protagonisti la partita dei 20esimi Giochi Olimpici Invernali. Una sfida in cui i cittadini di Torino e provincia partono con un vantaggio, giocano in casa e hanno quindi l'opportunità di far vedere al mondo cosa sanno fare e come sanno accogliere atleti, tecnici, giornalisti e spettatori. Per far crescere proprio negli ultimi mesi che precedono i giochi l'interesse e la curiosità dei cittadini per l'evento e per i valori di cui è simbolo e portatore, la provincia di Torino ha allestito e porterà in tournée in una quarantina di comuni del proprio territorio la mostra Giochiamo in casa, il cui debutto ufficiale è in programma il 31 agosto in contemporanea a Carmagnola e Pinerolo. Il messaggio è che in fondo il territorio provinciale è interessato da un grande evento. La percezione c'è ormai sicuramente nelle valli dove le Olimpiadi si terranno, ma non c'è sul resto del territorio provinciale. Ci pareva che in qualche maniera il calore olimpico ancora fosse basso, per cui questa iniziativa ha il significato di far crescere il calore olimpico, di far conoscere ciò che è stato fatto, perché ormai gran parte delle cose sono state realizzate, di far conoscere che per la provincia è anche una grande opportunità. Innanzitutto perché il territorio è importante, quindi sarà sicuramente un'occasione per fare in modo di mettersi in vetrina, ma anche di far conoscere il territorio attraverso i prodotti. C'è sempre questa iniziativa del paniere, noi saremo fornitori delle Olimpiadi, quindi dei prodotti della provincia di Torino, ma in ogni modo questo è un po' il significato. Cogliere tutte le opportunità, ma in modo particolare ci interessa anche attraverso questa mostra evidenziare che le Olimpiadi non sono soltanto competizione, non è soltanto realizzazione di opere, ma è soprattutto sottolineatura dei valori olimpici: pace tra i popoli, uguaglianza, fair play, questo è sport vero, spesso viene trascurato. Con questa mostra noi vogliamo dire ai giovani che i valori olimpici sono prevalentemente questi.